Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Fuori dall'Aula, la politica locale a confronto, un sottotitolo che oggi non calza molto a pennello perché è una puntata particolare questa sera, visto che non abbiamo ospiti in studio, anche se abbiamo un paio di tematiche importanti da affrontare insieme. Infatti parliamo questa sera di due infrastrutture strategiche per il territorio riminese e non solo, perché parliamo dell'aeroporto Fellini ma anche del Metromare. Partiamo innanzitutto dallo scalo aeroportuale. Abbiamo provato tra l'altro a contattare per quest'oggi sia l'amministratore delegato di Aeriminum, Leonardo Corbucci, che ha declinato gentilmente l'invito, spiegando però che interverrà quando la situazione, anche a livello globale, non solo locale, sarà un pochino più definita, visto l'attuale momento molto complicato per tutto il sistema aeroportuale. Non è potuto intervenire neppure con un'intervista a causa di precedenti impegni, invece il presidente di Forlì Airport SRL, la società di gestione tutta romagnola che ha portato alla riapertura dello scalo a Ridolfi di Forlì, la scorsa settimana il taglio del nastro e dal 1° dicembre il via ai collegamenti. Anche lui ha dato la sua disponibilità in futuro e allora vedremo in futuro di tornare a parlare di aeroporto, ma è importante farlo anche ora, vista l'attuale contingenza legata alla pandemia, ma vista anche appunto la riapertura dell'aeroporto di Forlì, che sta creando un po' di problemi, o meglio, che potrebbe creare il ritorno di una rivalità che qualche tempo fa ha fatto male a entrambi gli scali, quello riminese e quello forlivese. Abbiamo cercato di fare un po' il punto della situazione in questo servizio, lo abbiamo fatto anche con alcuni contributi, allora vi proponiamo questo punto della situazione sull'aeroporto di Rimini e su quello di Forlì. Il traffico passeggeri commerciale nei primi 9 mesi del 2020 ha avuto un tracollo in Italia che ha sfiorato il 70%, con un picco del meno 75% nel traffico internazionale. Sono gli effetti della pandemia sul mondo del trasporto aereo, effetti destinati a perdurare nel tempo, come spiegava già qualche mese fa l'assessore alla mobilità del Comune di Rimini, Roberta Frisoni. Tutto il mondo dei trasporti sta subendo delle trasformazioni evidentemente inevitabili, no? Anche a seguito della pandemia. È un ripensamento che riguarda tutti i settori, ma in particolar modo quello dei trasporti. Nel mondo aviation ancora di più, perché un po' le limitazioni agli spostamenti, un po' quello che succede, le varie chiusure da parte dei paesi. Siamo in un momento evidentemente di difficile gestione e organizzazione anche per le compagnie aeree, che devono magari cancellare voli e ripianificare i propri servizi. È chiaro che quel mondo, il mondo aviation, ha di fronte degli anni duri, durissimi probabilmente, anche sul fronte dei servizi. In uno scenario di crisi generalizzata, l'aeroporto di Rimini è tra quelli in Italia ad avere subito il contraccolpo maggiore. Nei primi 9 mesi di un 2020 che il Fellini aveva iniziato bene con molte giustificate ambizioni, i passeggeri sono stati circa 49.000, con una diminuzione dell'85,3%. Di fatto l'aeroporto, dopo lo stop a marzo, è tornato operativo a luglio, quando ha totalizzato poco più di 3.000 passeggeri, erano stati oltre 64.000 nel 2019. In agosto è salito a 6.173, erano 67.000 12 mesi prima, e poi a settembre 4.551, erano 60.488. A penalizzare il Fellini, purtroppo, l'assenza di voli con l'Italia in una stagione in cui i viaggi all'estero sono stati praticamente azzerati. Al momento lo scalo vive di qualche sporadico charter, mentre da dicembre Ryanair attiverà il collegamento di linea con Napoli. Proprio a dicembre, dopo il taglio del nastro lo scorso 29 ottobre, tornerà operativo dopo 7 anni e mezzo l'aeroporto di Forlì, gestito dalla società romagnola Forlì Airport SRL. La società si è data molto da fare, finora sono 4 le compagnie che hanno sposato il progetto: Air Dolomiti, che collegherà Forlì con Monaco, Lumi Wings, compagnia greca a base per collegamenti con l'Europa orientale nel periodo estivo con i centri turistici del mare Egeo, Air Horizont, che sposterà da Saragozza a Forlì il suo hub, ed Eco
Airways, società italiana nata nel 2019 che intende collegare la Romagna con Sardegna, Sicilia e altre località del sud Italia. Obiettivo del Ridolfi, così come lo era per Rimini, è diventare hub di riferimento per la Romagna. Lo ha spiegato chiaramente il sindaco di Forlì Zavattini nel corso dell'inaugurazione, usando parole molto simili a quelle che nel 2016 usava la presidente di Airiminum, Laura Fincato, al TTG. C'è un grandissimo interesse anche dei sindaci del territorio della Romagna. Io non finirò mai di dire che questo non è l'aeroporto di Forlì, è l'aeroporto della Romagna, perché attorno a questo aeroporto si creano le condizioni di uno sviluppo per la nostra riviera. L'aeroporto è intenzionato a sviluppare per diventare dal Fellini di Rimini, aeroporto internazionale San Marino, visto che lo siamo, all'aeroporto della Romagna. Ci rendiamo conto che tutta quanta la riviera ha bisogno di avere un grande aeroporto. La Romagna però è una sola e viene da chiedersi se ci sia spazio e sostenibilità per entrambi gli scali. Già prima, quando è stato adottato il piano nazionale degli aeroporti, con le stime e i flussi di traffico del mondo aviation, diciamo, già non c'erano gli economics, la sostenibilità economica e finanziaria per supportare un ulteriore scalo. Penso che in questo momento le condizioni siano oltremodo e ancora più difficili. Un appello a mettere da parte i campanili è arrivato dal presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli. Si sentono ancora troppi ma e troppi però, a cominciare da quello degli aeroporti, dove il campanilismo torna a fare capolino. Siamo tutti consapevoli di quanti danni abbiano provocato questi particolarismi, ma noi faremo di tutto per creare una piattaforma aeroportuale comune che, in sinergia con il Marconi, possa davvero aiutare lo sviluppo della Romagna. Nel pieno dell'estate, l'assessore ai trasporti dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini, aveva ipotizzato di far sedere attorno ad un tavolo le società di gestione degli scali regionali proprio per evitare rivalità rischiose. Al momento di quel tavolo, previsto per settembre, non si è saputo nulla, ma l'assessore non vede rischi particolari. Con gli aeroporti ci parlo tutti i giorni, ha scritto in risposta ad una sollecitazione arrivatagli via social. Sono privati, non possiamo certo impedire a nessuno di avere ambizioni di crescita. C'è spazio per tutti, ha detto. La regione ha una posizione chiara sugli aeroporti, esplicitata anche dal presidente Bonaccini. Noi, ribadisco la filosofia di questa regione. Quando diventai presidente lo dissi. Rispetto al passato la regione usciva da tutte le compagini societarie. Per me non era giusto che la regione dovesse mettere soldi pubblici per ripianare perdite di aeroporti che, a mio parere, devono vivere solo se c'è il mercato privato. Dopodiché però dicemmo, e abbiamo ribadito, che eravamo pronti a mettere risorse per infrastrutture. Abbiamo messo 12 milioni di euro per allungare di 1 chilometro la pista dell'aeroporto di Parma. Abbiamo pronto un pacchetto da 12-15 milioni di euro per l'aeroporto di Rimini e anche per l'aeroporto di Forlì, per fare investimenti infrastrutturali che permettano a questi aeroporti di poter, specializzandosi, crescere, riaprire, perché questo è un bene per tutta la nostra economia. In questo servizio abbiamo provato a ricapitolare un po' la situazione del sistema aeroportuale, in modo particolare di quello legato al nostro territorio. Tra le voci contenute all'interno di questo ampio servizio c'era quella dell'assessore alla mobilità del Comune di Rimini, Roberta Frisoni. L'avevamo sentita su questo tema quando un po' era emerso anche sulla carta stampata, sulle preoccupazioni anche per Rimini legate alla riapertura dello scalo forlivese. Abbiamo cercato e siamo riusciti a risentirla anche nella giornata di oggi per capire con lei se qualcosa nel frattempo è cambiato. E allora sentiamo quello che ci ha detto. Personalmente vedo sicuramente complicato, ecco, avere due scali come quello di Rimini, di Forlì, in un'area così ravvicinata per tutto quello che riguarda, in gergo si dice, la catchment area, cioè l'area, come dire, in cui possono essere attirati i flussi di passeggeri aeroportuali. Detto questo, è evidente che in questo momento ci troviamo di fronte comunque alla presenza di due scali privati, e ciascuno con il proprio business plan,
Evidentemente non sono entrambi nella stessa situazione, nel senso che l'aeroporto di Rimini già da qualche anno ha attivato le procedure con ENAC per quanto riguarda il suo master plan, il contratto di programma, quindi c'è un piano industriale, ecco, che è stato approvato anche a livello nazionale per quanto riguarda lo scalo riminese, e quello che auspico, insomma, è che nel gestire la governance e l'avvicendamento, insomma, di questi scali si accompagnino anche quelle che sono delle previsioni di investimenti e di business plan che, per esempio, lo scalo riminese ha già fatto. A livello regionale quest'estate si era parlato della possibilità di mettere intorno ad un tavolo i vari operatori aeroportuali, creare una sorta di cabina di regia. Potrebbe essere questa una soluzione anche per evitare rivalità che potrebbero essere nocive per l'intero sistema aeroportuale regionale? No, ma è indubbio che il tema è anche abbastanza delicato nel momento in cui ci sono sicuramente degli operatori privati, come appunto gli scali, che si stanno mettendo in gioco, però la governance è fondamentale dal nostro punto di vista. Una governance sia regionale che direi anche nazionale, perché oltre a quelle che sono le competenze della regione c'è poi un Ministero dei Trasporti che è, anche come ha sottolineato lo stesso Ministro Paolo De Micheli in occasione della sua visita a Rimini, si sta accingendo anche una revisione del piano nazionale degli aeroporti, e quindi è evidente che come in tutti i paesi, anche nel nostro, insomma, nel fare un disegno di quelli che sono gli scali aeroportuali del nostro paese si deve tenere conto della solidità anche delle rotte, dei flussi, delle rotte che possono essere intercettate, e qui serve assolutamente una fortissima cabina di regia che, come dicevo appunto, deve coinvolgere non solo gli enti territoriali locali, ma deve partire veramente anche da livello nazionale. Visto il contesto alquanto problematico per quanto riguarda il sistema aeroportuale a livello globale, e visto anche quanto accaduto in passato quando Rimini e Forlì si sono un po' danneggiati a vicenda, c'è preoccupazione in questo momento? Beh, sicuramente, come dire, anche prima, diciamo, di questa pandemia, che come sapete sta travolgendo proprio il settore del business aviation, con impatti nel breve veramente importanti sia sulle compagnie che sugli scali aeroportuali di tutto il mondo. In realtà noi qui partevamo già da una situazione dove la competizione tra due scali è andata di fatto, non in passato, non ha dato dei buoni frutti, evidente. In questo contesto in cui c'è anche una crisi generale di tutto quello che è il settore aviation, che comunque ci metterà un pochino di tempo per riprendere anche solo quelli che erano i livelli di business, di traffico aereo pre-Covid, è evidente che le preoccupazioni si accrescono, ma ripeto, è compito poi, quando si governano questi sistemi, di affrontare quelle che sono le situazioni, i rischi e gestirli, e su questo appunto il forte richiamo e la necessità di una governance, di una cabina di regia a livello nazionale e regionale su questo settore così strategico per il Paese. Queste le considerazioni dell'assessore alla mobilità del Comune di Rimini, Roberta Frisoni. Noi chiudiamo qui per il momento il capitolo aeroporto, ci lasciamo però il segno, come si fa con i libri, per poterci tornare anche più avanti nel corso delle prossime puntate. Adesso apriamo un altro tema che speriamo poi di approfondire ulteriormente nelle prossime puntate. Parliamo di una infrastruttura, anche questa importante e strategica, il metromare. Tra l'altro il metromare doveva essere proprio oggi il tema di un confronto che poi per una serie di motivazioni è saltato in trasmissione, ma contiamo di poterlo avere nelle prossime settimane. Il metromare sta per compiere il suo primo anno di vita, una vita un po' tribolata, è stato tribolato l'iter che ha portato alla sua realizzazione. In questo primo anno ha dovuto far fronte anche alle problematiche legate alla pandemia, ricordiamo poi che il servizio è tuttora attivo con dei mezzi che non sono quelli definitivi, però abbiamo cercato di mettere anche in questo caso in fila i numeri di questo primo anno quasi di attività del servizio metromare tra le stazioni di Rimini e Riccione, perché questa è la tratta attiva, ma anche di mettere un attimo alcune sottolineature in merito alla discussione in corso sul prolungamento, in particolare il prolungamento verso sud dell'infrastruttura, quindi un coinvolgimento in questo caso anche dei comuni di Misano e di Cattolica, oltre che di Riccione. E allora vediamo il servizio.
Manca poco al primo anniversario di servizio per il Metromare, inaugurato sabato 23 novembre 2019. Dopo una lunga gestazione e polemiche mai sopite, anche alla prova dei fatti, l'ex TRC ha trascorso 12 mesi non facili. L'avvio con i mezzi sperimentali, tuttora in uso, lo stop per i collaudi e quello lungo da marzo a luglio a causa della pandemia. Ma analizziamo i numeri. Nel periodo sperimentale invernale, da fine novembre a inizio marzo, con corse ogni 20 minuti, dalle 6.30 alle 21 circa, i passeggeri medi al giorno sono stati 1.060. Nella fase di avvio, il servizio ha goduto di iniziative particolari, come la promozione per le festività natalizie. Il picco di utilizzo settimanale si è registrato proprio nella settimana tra il 30 dicembre e il 6 gennaio, con 17.632 convalide, 2.500 passeggeri al giorno, oltre 13.000 le convalide anche nella settimana precedente, sempre in pieno periodo natalizio. Un record che resterà poi imbattuto anche in estate. Al di là di questi due exploit, le convalide tra novembre e metà febbraio si sono attestate mediamente sulle 7.500, circa 1.000 passeggeri al giorno, registrando poi un progressivo calo da fine febbraio in concomitanza con l'esplosione della pandemia. Per il Metromare lo stop è arrivato a metà marzo e si è prolungato per tutta la primavera e l'inizio dell'estate. Il servizio è tornato operativo dal 25 luglio, con corse anche in orario notturno per dare supporto al turismo. Tra fine luglio e fine agosto sono saliti a bordo mediamente 1.684 passeggeri al giorno. Ripartito infatti con 971 passeggeri, il Metromare è cresciuto fino a toccare il picco di 2.750 il 19 agosto. Poi una progressiva discesa fino ai 1.534 del 30 agosto, giorno in cui tra l'altro i passeggeri del Metromare hanno praticamente eguagliato quelli della linea 11. La settimana migliore è stata tra il 17 e il 23 agosto, con 15.480 convalide, 2.200 al giorno, mentre in quella di Ferragosto sono state poco meno di 14.000. Dati alla mano, i numeri dell'11 sono però ancora lontani. La storica linea di Filobus ha avuto picchi che in agosto sono arrivati a 3.800 convalide al giorno e una media di circa 3.000 passeggeri. Dati sui quali inevitabilmente si innestano nuove polemiche. L'assessore al bilancio del comune di Riccione, Luigi Santi, parla di numeri impietosi se raffrontati ai 20.000 passeggeri stimati, come da programma di esercizio approvato dal CIPE. Proprio l'amministrazione riccionese ha deciso di impugnare il bilancio di patrimonio mobilità Rimini, non pagare la quota parte dei costi e i nuovi debiti del Metromare che, spiega sempre Santi, ammontano ad oltre 2,3 milioni. Riccione uscirà quindi dalla compagine di PMR. Il confronto tra i numeri del Metromare e quelli della linea 11 rafforzano poi la tesi riccionese secondo la quale, anche in vista del collegamento verso Misano e Cattolica, la via maestra è la linea che passa dal mare. La discussione è in corso proprio tra province e comuni di Misano, Cattolica e Riccione, che finora non si è però seduto al tavolo. La scorsa settimana il sindaco Tosi ha scritto ai colleghi di Misano e Cattolica: «Facciamo tesoro dell'esperienza passata e fallimentare del TRC», si legge, «per evitare un simile scempio anche per il prolungamento nella zona sud». Il sindaco torna a chiedere un tragitto sulla via litoranea, ma senza trovare sponde. Una scelta in controtendenza rispetto a tutti i suggerimenti che provengono da chi studia gli scenari della mobilità futura, la risposta del sindaco di Misano Piccioni, che boccia la creazione di una linea parallela e spiega che il Metromare del futuro deve collegare in continuità tutti i punti nevralgici del territorio. Al momento pare difficile quindi una soluzione che metta d'accordo tutti e permetta di candidare in tempi utili il progetto all'avviso del Ministero dei Trasporti per accedere alle risorse destinate al trasporto rapido di massa.
E proprio nel pomeriggio si è aggiunto un altro tassello a quello che vi abbiamo raccontato finora sul Metromare. Infatti in mattinata il sindaco di Riccione, Renata Tosi, insieme all'assessore al bilancio Luigi Santi, citati entrambi in questo servizio, hanno incontrato le categorie economiche del territorio proprio per parlare del Metromare e in particolare del prolungamento verso sud, spiegando tra l'altro che l'amministrazione vuole un trasporto pubblico avveniristico e non i vecchi tram con pali e fili. Ha poi ribadito il sindaco Tosi che l'obiettivo è quello di una linea che passi sul litorale rispettando le zone che si stanno riqualificando nella città. Ha citato ad esempio l'area dei camping, dei campeggi, quella di Viale Torino. E anche Riccione, ha detto, punta ai fondi messi in campo dal MIT, dal Ministero, e per la progettazione del trasporto pubblico locale, ha detto, ha messo a disposizione anche una convenzione con il Politecnico di Milano. Questa una nota diffusa nel pomeriggio di oggi dall'amministrazione riccionese sul tema di cui vi abbiamo appena parlato, tema con il quale concludiamo questa puntata un po' sui generis di Fuori dall'Aula, senza ospiti in studio, senza un vero confronto, ma con l'obiettivo di parlare di due temi importanti, di due infrastrutture strategiche come l'aeroporto e come il trasporto pubblico e nella fattispecie appunto il Metromare e i suoi possibili futuri sviluppi, temi che speriamo poi di affrontare anche prossimamente con degli ospiti a chiarirci le posizioni in campo. La prossima settimana torneremo con Fuori dall'Aula, in questo caso sì con due ospiti su un tema totalmente diverso. Si andrà a parlare delle misure per fronteggiare l'emergenza Covid messe in campo dall'amministrazione comunale di Rimini, dovrebbero essere nei nostri studi, fino ad oggi lo hanno confermato la consigliera del Partito Democratico Giulia Corazzi e il consigliere della Lega Matteo Zoccarato. Intanto a tutti un buon proseguimento di serata.